Salve, ladies and gentlemen, io sono Phoenix e vi do il bentornato su Final Fantasy 9. Allora, dove eravamo rimasti, dovremmo andare verso il tronco, andare a incontrarsi con Gideon e company, per vedere di respingere le armate nemiche che ci stanno, che stanno risalendo, ecco. Dorgissima. Ok, allora, prima di tutto dobbiamo vedere, possiamo equipaggiarci con qualcos'altro, tipo il cinturone. E la fascia di metri. Avevo anche un cappellino, nope. E armi, neanche a pagarle. Cappello magico, oh yeah. Beh, questo si fa comodo. Giacca fatta, giubba di Mithril, no? Scarpe rosse abbiamo imparato. Per ora ci mettiamo le Moonboot. Poi lei, Partisan, per adesso. Dobbiamo mandargli questo dopo. Vabbè, però prima di andare avanti con l'oro. Quello magico, fascia d'osso, fascia di mitra, t-shirt. Come la c'è la t-shirt. E allora abbiamo le scarpe rosse. Ok, per ora ci siamo. Vediamo un attimo le abilità da attivare. Utile, dovrebbe farci utile questo giro omicida. Vediamo cosa fa. Stato silenzio. Per un mago direi che è parecchio comodo. Vediamoci l'omicida. Megafono. Assolutamente. D'accordo. Allora, andiamoci da fare. Vediamo anche cosa è cambiato rispetto alla prima risalita, ecco. Per esempio questi. E possiamo riprendere quel tesoro dopo che avremo sconfitto le soldatesse di Alexandria. Mi aspettavo i maghi neri. Ovviamente non mi ricordavo. Bene, molto bene. Sono loro quanto fanno con l'omicida. Oh puttana. Bella la nuova lancia di Freya. Molto bella. Ok. No, non abbiamo più cose per poterle tenere. Dannazione. Fai capazione. Bene. Ok, iniziamo loro due, quindi sarà molto easy questa battaglia. Neanche iniziata praticamente. Sì, molto bello il Partisan. Ah, che spreco doverli buttare via.
The Queen. Ok. Arriviamo! Mi dica Bellatrix. A quanto pare sembrano essere potenziati rispetto all'ultima volta che l'abbiamo incontrato, in una tunica diversa. Puttana. Stanno facendo piazza pulita. Pioggia dal cielo. Ci penso io. Hanno adottato una tattica a tenaglia a fare, quindi con Beatrice sotto può occuparsi da sola di tutti gli abitanti che fuggono, sarà un gran bel problema. Maghi neri, era comodo metterci in debolicida. Allora, ok, prima di tutto andiamo a vedere il mio curi come sta. Ciao, selezioni di nuovo. Ripete ancora. Sì, dimmi tutto. Assolutamente. Molto bene. Ok, dai. Vediamo fiera con tutto il mondo. Vabbè, e beh, mica male. Oddio, non chiamarli però anche tu. Buono, molto buono. Fatemi cambiare equip, maledizione! Destra. Ok,
perché tu non ho nient'altro da darti. Non ho più neanche te. E mi sa che è molto poco fa. Bene, un team misto, mi piace. Non mi fate incazzarvi lì, eh. Un buon danno scritto direi. Oh, come si sale bene qui. Per il punto a destra, adesso sono arrivati anche gli altri. Questa è la magia rara, amiche. Oh, proviamo a rassicurarli, dai. Inutilmente. Più stupide. Bene, sono tecnicamente fottuti. Oh. Eccolo qui, signore e signori. Un eroe di Burmesia. Il caro e vecchio Flattery. Proprio quello è Flattery.
Draghiere. Io l'avrei derrotto come dragoniere, effettivamente. Suonava un pochino meglio, però. Vabbè. Molto triste. Beh, pare di no. Come se te lo permettessimo, Beatrix. Questo potrebbe ferirla molto nell'orgoglio. Ehi, non esagerare. D'accordo. Solita strategia. Si inizia con un ruba massiccio, cure massicce e protezioni, e poi come non riusciamo più a rubare nulla, si inizia ad attaccare. Difesa totale su tutti. Ruba. Dragon, cali del vento. E l'inizio. Phoenix difesa, chissà che potrebbe avere un'arma ancora da poter rubare. Bellissimo questo. Mancato, bene.
Allora, potrei essere tentato per usare spot come abilità. Quindi per esempio. Cazzo, sciotta. Vediamo cosa ci perdiamo. Ice Brand, cazzo, mi serve l'Ice Brand. Ice Brand, spada. Un'arma molto molto utile per Steiner. C'ero qualcuno che deve curare Vivi. Immagino che sarà qui nel punto. Tempo scaduto. Davvero, davvero, davvero un gran peccato. E che spray questa strada. Ai 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 ai. Ha avuto sfortuna sto giro. Peccato. Dai, Equina. Ah, ok. Materia oscura. Una gran bella cazzo, signori. Thank you.
La coscienza della nostra cara Shogun inizia a farsi sentire. Vediamo se possiamo trovare qualche bello oggettino anche, che siamo fortunati. O magari no. Tutti i gioielli ancestrali. Condannare? Ah però. Minchia mamma. Ottima idea. Utilizzare il teletrasporto con i tre maghi neri che stanno andando ad Alexandria e quindi arrivare direttamente là molto prima di loro. Dove sei tu? Di Mogulet. Caro Selino, quando leggerai questa lettera, perché lei era, sarà forse troppo tardi. Slitskin dice di non essere mai stato coinvolto in una guerra, anche se hai rischiato di esserlo. Potrebbe succedere anche ora, Cupo. Assolutamente. E arrivederci. Andiamo.
così. Ok, appena riparte noi dobbiamo premere il tasto. Prima di tutto equipaggiamento. Lato. Guanti Raiden. Barba di Mitri. E anello Madain. Molto deluso Steiner. Molto deluso. Dovremmo tirarci assolutamente il... l'omicida. Almeno per Steiner come abilità. No, dai! Allora, io questo e mettiamo questo. Occhio per occhio, mi piace. Il turismo lo togliamo, mettiamoci il level up. E basta, direi. E adesso vediamo quanto danno gli facciamo. La porca puttana. Beh, un po' rasciottiamo. È la cosa che mi piace assai. Ottimo, amo contrattacco con abilità. Ah, dannazione. Dio, non sembra più esperienza in più, però tecnicamente avremo un po' fretta. L'anello Madain questo?
Ah, bene. Di che un danco di belli. Mitico. Ok, eravamo nella torre di guardia. Lasciatemi stare. Dai che posso riusciamo a evitarli? Non riusciamo, bene. Agghiacciante questa quella del ritratto là. Non funziona di parlare. Ma che c'è un mondo. Tu difendi, tu attacchi per me. Non si ferma neanche nel menu. D'accordo. Infamia elusiva. Allora, qua c'è la sala del trono. Sì, dove c'era lo spettacolo l'altra volta. Quindi mi immagino che dove sarà da qua, forse? Quanta gente! Scegli qui e vai a destra. Ok, nella zona centrale allora. Però, visto che ci siamo, visto che il tempo ce n'è, tanto vorrebbe andare anche a sinistra. Vedere cosa abbiamo.
quanto pare no. Ok, ora ci stiamo la cosa. È ora di darci dentro. E loro scommetto che mi daranno dell'equipe molto molto interessante. Prova. Fuck. Barda Dimitri, grande. Vedi a pucci. Questa stellare. La Partisan. D'accordo. Tu sei spotto su sempre da già mi è rimasto. Allora esperendo, devo dire. Inutile, io può morire. Giro, proviamo a rubare l'asta stellare. Tantissimo.
Amicizia. Tu. D'accordo. Mogonette, niente, niente da cupo. Caro Mushu, che succede? Cupo? Al bordo del castello sono sudati voi, questo tipo che Garnet è tornato da Alexandria con la fuga cupo. Pare che era scappata perché non sfidava più di sua madre. Cupo, cupo. Allora, noi salviamo e anche con questo ci possiamo salutare la prossima volta. Per cui grazie e alla prossima. Ciao a tutti!